per il quinto anno consecutivo, Sharper, progetto sostenuto dalla Commissione europea per la notte delle ricercatrici e dei ricercatori, è approdato a Camerino ed è stato ancora un successo. Numerose le attività di intrattenimento e approfondimento con seminari, giochi, performance in compagnia delle ricercatrici e dei ricercatori di Unicam. Dalla mattina fino a tarda sera di venerdì 27 settembre nelle sedi di Camerino, Matelica e San Benedetto del Tronto, Sharper, acronimo di Sharing Research Passion for Education and Rights, che è coordinato dalla società Psiquadro, si è svolto in contemporanea in 15 città italiane, tra cui appunto Camerino. Andiamo a vedere l'intervista al rettore di Unicam, Graziano Leoni. Sì, più che Sharper partecipiamo dall'inizio alla giornata europea della ricerca. Sharper sono 5 anni che collaboriamo, è una collaborazione molto, molto bella, interessante, intensa e ci dà la possibilità di entrare in una rete con altre università italiane e partecipare a questo evento avvertendo maggiormente la dimensione, diciamo, non locale che ha. E i nostri ricercatori sono stati coinvolti fin da questa mattina in attività con le scuole primarie e oggi pomeriggio abbiamo eventi che invece si sviluppano un po' in tutte le nostre sedi dell'Ateneo, dove chi vuole venirci a ascoltare e vuol partecipare ha la possibilità di avvicinarsi a delle discipline scientifiche in maniera festosa, giocosa, che è un modo per comunicare la scienza molto importante. Più che la scienza, se vogliamo, i risultati della scienza o il modo che hanno gli scienziati di raggiungere i risultati che poi raggiungono e che diventano importanti per la vita di tutti i giorni. Quindi è un momento molto importante per la vita democratica di un paese, intendo, perché conoscere quello che avviene nei luoghi della ricerca significa poi anche capire l'importanza che questa ha nella vita di tutti i giorni, diciamo, la vita di tutti i giorni è poi quella che viene sostenuta dalla politica, e quindi capiamo quanto sia importante per la democrazia del nostro paese, dei paesi in generale, conoscere cosa fanno i ricercatori nei propri laboratori. La ricerca è un qualcosa che appassiona veramente, perché si va a indagare, ci si muove in ambiti sconosciuti, è un po' come fare gli esploratori. E quindi nel momento in cui si raggiunge un risultato inatteso o anche cercato, voluto, però non scontato, si ha una grande soddisfazione. C'è adrenalina, penso che ci siano le endorfine che vanno a mille e quindi ciò determina passione. Ricco di appuntamenti è stato il programma di Camerino, che ha coinvolto anche le sedi di Matelica e San Benedetto del Tronto. Si è iniziato al mattino con appuntamenti rivolti agli studenti dell'Istituto Comprensivo Mattei di Matelica, dell'Istituto Comprensivo Betti di Camerino e dell'IIS Varano Antinori di Camerino, a cura di ricercatori e ricercatrici della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, della Scuola di Scienze e Tecnologie e della Scuola di Giurisprudenza. Il pomeriggio si è aperto presso il Polo di Biologia alla scoperta del fascino nascosto dei meccanismi fisiologici del sonno attraverso l'occhio della microscopia, a cura del Brain Sleep Research Lab, delle Scuole di Bioscienze e Medicina Veterinaria e di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute. Ci si è spostati poi al campus universitario, dove nella sala convegni della Scuola di Studi Superiori Carlo Urbani si è tenuta una performance divulgativa sulla storia della geologia raccontata da studentesse e studenti, dottorande e dottorandi e ricercatrici e ricercatori della sezione di geologia della Scuola di Scienze e Tecnologie. Presso il Polo di Botanica, poi ricerca, divulgazione scientifica e gioco per educare i bambini alla sostenibilità è stato il tema dell'incontro a cura della professoressa Paola Scocco di Sara Moscatelli ed Anna Paniccià della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, con le testimonianze di docenti che hanno partecipato ai progetti. Il Polo di Matematica ha ospitato un incontro a cura di Gabriele Belegni e Sonia L'Innocente della sezione di Matematica della Scuola di Scienze e Tecnologie, su quanto la matematica nel corso dei secoli ha influenzato battaglie o scelte politiche, anche con errori che la statistica e la probabilità avrebbero potuto evitare. Si è poi tornati al campus dove il professor Michele Loreti e la dottoressa Michela Quadrini hanno dialogato sull'intelligenza artificiale, raccontando le storie di donne e uomini che hanno immaginato il nostro futuro.
Nel tardo pomeriggio, presso la sala convegni di Palazzo Ottone a Matelica, il professor Fulvio Laus del Polo di Medicina Veterinaria ha guidato i partecipanti in un viaggio attraverso la vita di Charles Darwin, il ricercatore che con la sua teoria ha rivoluzionato il mondo scientifico. In serata le luci della sala convegni della Scuola di Studi Superiori Carlo Urbani si sono accese per Se non sbaglio è scienza. Performance a cura di Caterina Michetti, Elisa Ottaviani, Giada Bosi, Sara Moscatelli, Antonino Marino, Claudia Vitturini, Sara Diambra, Susanna Fiastra, studentesse, studenti, dottorande e dottorande, allievi ed allieve della Scuola di Studi Superiori Carlo Urbani di Unicam, che insieme alla professoressa Serena Gabrielli hanno condotto il pubblico attraverso un viaggio alla scoperta degli errori scientifici più clamorosi nel cinema e nelle serie televisive. Andiamo a vedere le interviste. Lo scopo è fare divulgazione scientifica. Siamo qua stasera con gli altri studenti per spiegare le meraviglie della scienza, fisica, biologia, chimica e raccontare al mondo come mai ci piace essere qua. Questa è la magia di Sharper. The Prestige è un film che parla di magia, quindi attaccarlo dal punto di vista scientifico sembra quasi inopportuno. Però la verità è che loro vanno a toccare dei temi effettivamente caldi per la scienza. È un'autocritica di questi errori per far capire alle persone che non è, diciamo, così vero tutto quello che vediamo, ma in realtà ci sono dietro diverse dinamiche. Ricercatori e ricercatrici della sede di San Benedetto del Tronto sono stati protagonisti anche del collegamento speciale direttamente dal mare nell'ambito della maratona Sharper, intervistati da Alvin Crescini. Appuntamento importante anche a San Benedetto del Tronto, dove venerdì 27 e sabato 28 settembre si è svolto il Nutrimente Festival, organizzato da Unicam e Labilia SRL in collaborazione con il Comune di San Benedetto del Tronto, con laboratori per le scuole e per il pubblico sia presso la sede Unicam sia al mercato ittico. Due gli eventi principali, la presentazione del libro Le diete che ti hanno rovinato la vita, con l'autrice Giulia Biondi, nutrizionista molto famosa anche sui social, nonché laureata Unicam in biologia della nutrizione, intervistata dal professor Francesco Alessandro Palermo. Andiamo a vedere l'intervista. Quelle che non ci insegnano a vivere una vita in equilibrio, quelle che mettono in primo piano sempre il peso corporeo, non ci educano appunto ad uno stile di vita che può essere fatto di qualsiasi tipo di alimento, che non ci siano proibizioni, negazioni, eliminazioni. Questo purtroppo è quello che si vive, le diete falliscono per il 95% dei casi, quindi vuol dire che alla base non educano nel lungo termine un soggetto e magari anzi si portano dopo tante diete fatte nella vita anche qualche disturbo alimentare, visto che è diventato anche la seconda causa di morte nei giovani, credo che c'è bisogno di parlarne un po' di più. Sì, noi siamo praticamente, abbiamo la dieta, il modello mediterraneo, che non è altro che un modello che permette di mangiare in maniera equilibrata, quindi frutta, verdura, carne, pesce, ora non elimina nessun tipo di alimento ed è anche studiato, c'è una forma di prevenzione per le malattie dall'obesità e poi tutte quelle correlate, quindi uno potrebbe semplicemente scegliere di saper mangiare invece di alimentarsi a caso, quindi anche avere delle basi di conoscenza, una base di nutrizione, cosa che magari in Italia purtroppo non abbiamo ancora come materia nelle scuole, sarebbe sicuramente uno strumento utilissimo. I professori Gianni Sagratini, chimico degli alimenti e direttore della Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute, Alessandro Del Priori, storico dell'arte, docente del corso di laurea Unicam in Tecnologia e Diagnostica dei Beni Culturali, e Claudio Pettinari, chimico, divulgatore scientifico e già rettore Unicam, sono stati invece i protagonisti dello spettacolo divulgativo Arte e Cibo, bello da vedere, buono da mangiare, un viaggio divertente, coinvolgente e accattivante all'interno del gusto dell'arte e della bellezza del cibo, per scoprire che si può mangiare con gli occhi e osservare con il palato.